Bentrovati amici di Gilda News. La buona scuola mette in discussione la Costituzione. Sono diversi i principi cardine della Costituzione che la buona scuola ha violato, per esempio sul contrasto esistente tra il contenuto della riforma con quanto espresso nell'articolo 33 riguardante la libertà dell'insegnamento e nell'articolo 36 secondo il quale i docenti dovrebbero avere una retribuzione più adeguata. Così afferma il presidente onorario della Corte di Cassazione, Ferdinando Imposimato, in un incontro svoltosi a Genova. Giannini, no ai ricorsi. Gli insegnanti presentano ricorso al TAR contro il concorso. Proprio per questo motivo il ministro Giannini invita i sindacati a non promuovere dei ricorsi a favore dei docenti, in quanto boicottare questa straordinaria opportunità offerta al mondo della scuola non sarebbe una scelta vincente. Paura di perdere nei tribunali? Restituisco l'abilitazione al ministro. Uno storico docente precario di Piacenza abilitato decide di restituire l'abilitazione al ministro Giannini per opporsi con forza al prossimo concorso beffa. La buona scuola distrugge la scuola. Il segretario della Gilda regionale Calabria, Antonino Tindiglia, affida alle pagine di Twitter la sua rabbia ed indignazione su una riforma che sta distruggendo l'intero sistema scolastico. Alternanza scuola-lavoro. La buona scuola non smette mai di stupirci. Dopo norme riguardanti i docenti, la riforma si concentra anche sugli alunni. In concreto, i minorenni dovranno per legge lavorare gratis nelle aziende. Sarà il dirigente scolastico a individuare le imprese disponibili all'attivazione di percorsi di alternanza e a stipulare apposite convenzioni. Stipendi precari. Ancora problemi sul fronte stipendi, simbolo di un disagio comune ad oltre 30.000 supplenti che di fatto stanno tenendo in piedi la scuola pubblica italiana. A denunciare ancora una volta questa grave situazione è un'insegnante precaria. Chi lavora deve essere retribuito, tuona Graziella Anguzza. A scuola non percepiamo la busta paga e intanto lavoriamo. Personale in ostaggio. Continua il finanziamento del governo scuole belle. Tale manovra rischia di creare un doppio danno. Da un lato tiene in ostaggio i lavoratori del mondo della scuola e dall'altro, esternalizzando gli appalti di pulizia e vigilanza, continua a sprecare denaro pubblico che invece potrebbe essere destinato all'edilizia scolastica. Innovazione digitale nelle scuole. Le scuole devono individuare tre docenti, due assistenti amministrativi, un ATA o un docente per la formazione di un team di innovazione digitale. Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda, solleva l'aspetto relativo alla retribuzione del team. Il MIUR specifica le risorse economiche messe a disposizione per la formazione, ma non fa alcun accenno ai fondi destinati ai compensi. Il lavoro prestato dai componenti di questo nuovo gruppo sarebbe dunque su base volontaria e gratuita. Partecipazione al concorso. I server sono sovraccarichi e il collegamento viene spesso interrotto, senza quindi poter completare o inviare la domanda. La Gilda chiede un incontro urgente al MIUR. Legge 107, FAQ senza valore giuridico. Basta con le FAQ, la responsabilità delle scelte interpretative da parte degli uffici deve essere chiara. La Gilda degli insegnanti lancia un monito al MIUR, deprecandone l'uso smodato per fornire indicazioni e interpretazioni autentiche di atti e provvedimenti di legge o amministrativi. Le FAQ, spiega Rino Di Meglio, non hanno valore giuridico. Il TAR conferma ripristino vecchi orari. Il Ministero è tenuto a ripristinare gli orari precedenti negli istituti tecnici e professionali. A stabilirlo, il TAR del Lazio, in una sentenza del 2013 rimasta nel dimenticatoio. Dopo il terzo ricorso, finalmente la questione giunge alla sua conclusione.
La musica contro il bullismo. Sotto la guida della docente di inglese Elisabetta Derrico, gli alunni dell'Istituto Galileo Galilei di Lecce hanno deciso non solo di sostenere il progetto contro il bullismo Ma Basta, ma di affrontare il problema del bullismo a scuola da un'angolazione musicale. Addio ai poeti meridionali del Novecento. Nei licei è stato escluso lo studio degli autori meridionali del Novecento. Eliminati nel 2010 dal ministro Gelmini, non vi è ad oggi nessuna misura effettiva. Tra i 17 poeti e scrittori segnalati dal MIUR, dunque, ancora oggi non c'è un solo nome a sud di Roma. Questa esclusione rappresenta un impoverimento per il nostro sistema scolastico e per i nostri studenti. Gli insegnanti continuano a partecipare numerosi alle assemblee organizzate dalla Gilda in molte città d'Italia. Gilda TV ricorda l'invito a partecipare al prossimo convegno che si terrà a Roma il 16 marzo su La buona scuola, profili di incostituzionalità. Da Irene Anastasi è tutto, arrivederci alle prossime news.